Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuto pubblico! Affamato, attento, Nicol Tacquino pronto a scrivere. Ciao gli amici della SNTV a casa, pubblico e anzi, concorrenti già pronti. Che c'è? Sto aspettando la mia giuria. Ah. La mia giuria, Fiammetta Fanta. Indian style. In white style, Riccardo yes. Rossi. Ma ho detto, va sempre in bianco, ho detto, in che senso? Uscite da un pigiama party, sì, esatto. E Chiara Masci. Ancora blonde. Dopo oggi vi svelerò un aneddoto vero successo poco tempo fa riguardante Giorgio Armani. Però prima Yolanda, nata a Palermo ma vive a Firenze, Maremma. E Michele da Roma. Ciao a tutti. Simone Ruggiati! Grazie. Bene, ci siamo presentati tutti, adesso vi dico le cose serie. Quattro sfide. La prima di punti non ne dà, però serve a scegliere l'ingrediente, il tema delle prove successive. E quelle di punti ne danno e come? Perché c'è un bel kit pieno di pentole, mestolini da portarsi a casa. Tutti lo vogliono, ma solo uno di voi due se lo giudicherà. Prima sfida, manualità. Lo definirei uno degli aperitivi o street food per eccellenza più golosi, l'oliva all'ascolana, quindi un'oliva dolce, le grandi, si chiama la dolce ascolana, che viene tolta dalla salamoia, cioè si scola dal barattolo, si mette l'acqua, si lascia tutta la notte, questo è un trucchetto per chi le vuol fare, così perde un po' di sale, si fa un ripieno, ognuno a gusto e piacimento, bello saporito, e poi si fa la classica panatura. Me ne basta anche una, però fatta perfetta. Ok? Avete 3 minuti di tempo, tutto davanti a voi, uovo, pan grattato, farina, ripieno e olive già denocciolate, l'olio è caldo, via! E qua secondo me è una delle poche volte dove l'oliva l'ascolana, anzi dove la prova di manualità verrà anche deglutita dalla nostra giuria, chi lo sa? Allora, vi stavo accennando prima a un aneddoto vero. Sul Re Giorgio. Allora, ero sotto casa che stavo andando ad un appuntamento, passo e vedo un signore distinto con tanto passa e fa Simone! E io praticamente mi sono girato per vedere se stavo sbagliando. Cioè, ciao, piacere! E io ti guardo sempre, vi guardo sempre. Stava riferendosi a Qualche Fiamme, era il re. Io vado, ciao! No, ti giuro! E io! Non riuscivo a proferire parole. Ma allora tramite tutti i programmi. Allora, ma ti vedo allora a quell'ora lì, c'è sempre l'altro giorno hai fatto questo. Come se ci conoscessimo dalla vita. Ma allora salutiamolo, Giorgio, grazie, spero che tu apprezzi la mia camicia bianca. Io lo saluto, cioè, lì per lì, adesso ho l'occasione di dirlo, cioè, magari vede questa puntata. Sono rimasto un po' così, perché comunque... Ammazza. Sì. Si vede che lo rilassa. Sì. Si rilassa. Ed cioè, è tutto dire, eh? È così. Tutto dire. Insomma, io porto una cinquanta di spalle. Vabbè, lo salutiamo, torniamo sull'oliva. E qua di cucina parliamo. Mamma mia, che stai facendo? Complicatissima, ho sbagliato. Tesoro mio. Tesoro mio, anche no. Però... Mio. Prima devi mettere il ripieno, poi la arrocchetti intorno al ripieno, poi la passi nella farina, nell'uovo sbattuto, tutto, nel pan grattato, pressandola e poi via nell'olio per poco. Senti qua. Ma tu hai messo l'uovo e la farina insieme? Ho sbagliato. Allora, correggi. No. Sì, ciao. Non funziona? Sta là. Queste non le rubare, però. No. Vabbè, ognuno la fa a modo suo. Tu cosa hai messo? L'oliva dentro il ripieno, no? No, ho messo penso tutto a posto. Va bene, avete 40 secondi. Ok. Allora, Michele è un esperto di immersioni, amante delle immersioni, ha girato tutti i mari dove ci sono squali. Tutti quelli, esatto. E diciamo che non è che li ha adescati con oliva ascolana. No, perché sennò stanno alla lontana.
10 secondi. Yolanda, dai. 5. 3. Mi serve un piattino che va messo qua. Stop. 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 Spegnete l'olio. Spegnete l'olio. Il piattino lì ma ripieno, eh. Allora, facciamo un'altra cosa. Allora, queste sono per voi. Sì. Io vado a dire a Yolanda, Yolanda, che ha vinto la prova di manualità. Bene. Bravo! Grazie. Sono tranquillo oggi perché la scelta è comunque sia giusta. Pasta e fagioli o cacio e pepe? Pasta e fagioli. Va bene. Come? Quante ne hai mangiate? Tre? Una. Pasta e fagioli, questo è il piatto per la prova di abilità. Sembra facile, e a volte lo è, ovvero la pasta e fagioli vuole cremosità, vuole che la pasta sia cotta tipo risottata o che il fagiolo sia leggermente parte frullato che dia quell'effetto vellutato, cioè deve essere un tutt'uno, non slegata e non asciutta. Il resto, piena fantasia, la vostra versione, creatività, carne, pesce, verdure, spezie dentro, quel che vi pare. Solo 30 secondi però per fare la spesa, tutto dietro di voi, via! Io vi do la versione proprio classica, come la faccio io. Prendo tutta la pasta che mi è rimasta in dispensa, spaghetti, bucatini, reginette, penne, e la spezzo tutto, anche se i gradi di cottura sono differenti. E poi prendete sedano, carota e cipolla, un pezzettino di salume, meglio se pancetta, due cucchiai d'olio, uno spicchietto d'aglio, rosmarino e salvia, brodo vegetale, 180 g di fagioli cotti, pepe come se piovesse ma macinata al momento, pecorino oppure, trucchetto, poi vi spiego perché, una crosta di grana. Stop al tempo! Stop al tempo. Metti la mano così. Girala. Hai buttato la pasta. Prima devo dare il via. 10 minuti. Via. Allora, Michele. Dimmi tutto. Sono tutto orecchio. Hai buttato già la pasta. Vabbè. Dai, ci sta. Ti ricordi? Va bene perché hai buttato una mezza manica. Ti ricordi come diceva Dan Peterson? Mamma, butta la pasta. Non te lo ricordi, no? Parliamo di pasta e fagioli. Ecco. Allora. Vabbè, va bene. No, perché lui fa le immersioni, a volte, capito, se vieni è su veloce, capito, ti scombussa un po'. Allora, dimmi la ricetta prima. Allora, facciamo è caduto mezza, il sale, una mezza manica rigata con cannellini, una cremina di cannellini, e sul finire ci mettiamo la bottarga. Ah, ok, questa è bottarga di muggine. Muggine, esatto. Ora ne parleremo un po'. I cannellini sono già precotti, senza l'acqua di cottura, che ricordo, prima veniva sempre aggiunta, mia nonna, mi ricordo, la usava per fare la pasta, però l'acqua di cottura dei legumi è molto indigesta, dà sapore ma appesantisce. Yolanda, che fai? Io faccio una lasagnetta con la stracciatella, i funghi cannellini e astrati. Funghi cannellini? Ma siete andati insieme a fare questa immersione con lui o no? Fagioli cannellini. Fagioli cannellini, l'emozione, lo so. Lo so. Concentrato di pomodoro, cos'è questa? Panna? Besciamella. Mettine poca se c'è sì. La straccia. Ok. Allora, dall'accento si capisce che ci sei solo nata a Palermo. Sì. Perché quant'è che vivi a Firenze? 30 anni. 30 anni, ok. Si sente dal lieve accento. Siamo vicini di casa, in pratica. Allora. Lui ha fatto con l'aglietto, tu fai con rosmarino e cipolla. Sì. E ci piace. Li fai stracuocere, sì. Un pochino d'olio, la pasta la usi fresca, quindi siamo sì, tranquilli. Sì, la butto fra un po'. Usi rosmarino come profumo, sì. Non la passi in forno poi? No. Ok. No. Vado dalla mia giuria. Chiara. Io la faccio di solito con i cannellini, non fatti in crema, ma lasciati normali, quindi interi, con le canocchie. E come pasta uso normalmente un tubetto, anche un tubetto un po' più grande, non quello piccolino piccolino. A posto che stiamo parlando del Sacro Graal, sia chiaro, io la faccio esattamente come dici tu, però come sai a casa ho molto guanciale di amatrice, ergo quando faccio la matriciana io levo la goccia del guanciale, la cotenna, esatto, dove è rimasta una parte di grassage. Perlage, esatto, grassage, che tengo in un piccolo contenitore di plastica anche un anno e mezzo. Li fai riserva? Le fatto riserva. Mette il cartellino quando con l'annata. Arriva il secondo anno, è solo lì che hanno l'onore di finire.
insieme al soffritto prima e poi dopo come caddò, quando chi la tira fuori sembra un lombrico, che dico no, buttalo perché ormai ha dato tutto di sé, e a quel punto poi la gente mangia e poi si spara. La tristezza in cucina di Riccardo Rossi. Ma sai, perché nel suo caso uno li racconta i piatti, cioè sì, poi lui non lo presenta neanche, fa tutto un racconto, sì, e poi ti mette davanti un crostino, no? Con una problema, cosa così. Il problema è che mi sa che lo fa davvero la cosa di lasciarla lì dentro. Oppure le tanto. Sì, sì. Vabbè. Guarda, Giammetta, se vieni, anzi, ma domani te le porto. No, che bello, però, non importa, che buono che lei, grazie. Ecco, una pasta ai fagioli molto interessante che ho mangiato. Dove? In un ristorante importante. Scusa. Pasta nel mondo, e fagioli con scarola, gamberi e capperi fritti. Ah, ti danno la parte salina e croccante. Sì, croccante. Sì. Messi dopo, interessante. Allora, io vado a dare la mia ricetta, quella basic. In Veneto. Nel frattempo, Veneto, mentre mi appropinquo verso la mensola, ho fatto proprio qualche giorno fa una pasta ai fagioli con dei bucatini che sono in sezione quadrati, spezzati, quindi sì, c'entra l'acqua dentro e cuociono in 4 minuti. E sì, un fagiolo marchigiano ripreso da una varietà antica, che era, l'avevo lì in casa, quelli che ti regalano. Due ingredienti fantastici, viene un piatto stupendo. Allora, io vi ho parlato di fagioli cotti. Se li utilizzate in barattolo, sciacquateli bene sotto l'acqua corrente, perché fino a che non smette di fare quella schiumetta, perché l'acqua di conservazione non è il massimo. Poi, se date una corda di cipolla, lo spicchietto d'aglio che poi dopo 2 minuti se ne va, e il pezzettino di salume a dadini, in modo che si scioglie da sapore, oppure la cotenna, come diceva Riccardo. Il fondo di cottura va aiutato bagnandolo con un pochino di brodo vegetale, in modo che non si bruci e diventi un pochino una sorta di brodetto con tutti gli odori dentro, dove far stracuocere appunto i fagioli scolati. Dopo 2-3 minuti io aggiungo direttamente la pasta, un pizzico di sale appena, il pepe, e porto a cottura come un risotto aggiungendo il brodo. A quel punto lì, se alla fine si usa il pecorino o il grana grattugiato, si toglie dal fuoco, si aggiunge, si mettono gli odori, quindi salvia, rosmarino se vi piace, e si serve. Se invece avete una crosticina di grana, grattugiatela leggermente dalla parte esterna, dove di solito c'è l'olio, in modo che si toglie. La lasciate nel brodo che usate caldo per bagnare la pasta, in modo che si allenta, e alla fine la mettete tagliata a dadini, che oltre a dare il sapore di formaggio, dà quel senso di ciccosità in bocca. Così è povera fino in fondo, ma ricca di sapore. Simone Ruggiati, un vecchio porco. Diciamo la verità. Lo prendo come un complimento. Esatto. Allora, riprendiamo in mano la ricetta. Yolanda ha fatto sbollentare la pasta. La pasta adesso, che sarà caldissima, dovrà stenderla utilizzando delle splendide pinze in plastica tipo queste. Grazie. Così non si brucia col pastrelli. E la monterà direttamente sul piatto. Con sì, cosa? Ha fatto ripassare leggermente i cannellini cotti in un fondo di cipolla. Rosmarino. E il rosmarino, stavo pensando se aveva messo del grasso, invece no. No, no. Di sì, grasso l'ha messo un po' con la sua besciamella, che è servita a dare alla fine corpo a parte di questi cannellini che ha frullato. Quindi ci saranno sia integri ripassati, con un pochino di concentrato, un effetto a lucelletta, diciamo così. Sì. E la sua besciamella ai cannellini. Beh, un piatto pensato, diciamo, non esagerare troppo con la salsa, no, altrimenti si perde la pasta. La stracciatella, non so come la metti, sarà la parte fresca. Michele invece è andato da buon romano sulla mezza manica rigata, bollita. Adesso la sta ripassando con i cannellini, che a sua volta ha passato in un fondo di olio, aglio e rosmarino appena. Ha legato adesso con gli stessi cannellini, anche lui li ha frullati senza aggiungere però grassi. Crea cremosità, quello che io ho dato come regola, e finirà con la parte salina e marina, la bottarga. Questo è il riepilogo dei piatti. Mancano 30 secondi. Sì. Avete un nome ai piatti? Avete dato un nome? Lasagnetta old style. Old style. Vecchio stile. Ok. E qua che nome gli abbiamo dato? I fagioli alla Pariola. Io vengo dal quartiere Parioli, no? Alla Pariola. E se non ci metti la bottarga... Ah, perché non so, Parioli. A Parioli è tipica la bottarga dei Parioli. Come no? Conoscevo quella sarda, conoscevo... Ah. Dire che, cioè, come se uno a Milano dici: dove sei di Milano? No, sono di Brera. Beh, è lo stesso. Ma noi abbiamo un po' la puzza sotto il naso, quindi. No, adesso c'è un bel profumo sotto il naso. Appunto, per quello. 3, 2, 1, stop! E bravi ragazzi, bravi.
Bravi. Molto bene, molto bene. Allora, partiamo da Yolanda. Vi aiuto io nel coppare questa lasagnetta. La facciamo in quattro, va. Metti che uno rimane. Quindi, metti. Voilà. Quindi, la cremosità data da una crema di cannellini ripassati, leggermente arrossati dal concentrato, e besciamella, alternata della pasta all'uovo sottilissima, sbollentata, e la stracciatella, quindi l'interno della burrata, che dà freschezza. Devo dire che old style è la ricetta, però la presentazione è effettivamente un modo creativo e un po' originale di presentare una pasta ai fagioli. È molto buona, ben condita, ti dirò che la besciamella non si sente tanto, si sente, quindi ne avrai messa anche poca, e sta molto bene invece la stracciatella, che dà quella freschezza, diciamo, perché è rimasta ancora a temperatura ambiente. Buona. Ok. Ti aiuto? Sì, magari. Voilà. Magari per chi a casa volesse ripetere la ricetta di Yolanda, può utilizzare una sorta di tegliettina da forno, certo, alternata così, si inforna e poi alla fine si serve la stracciatella sopra. Beh, è buona, apprezzo molto il pepe, ce n'è, che dà molto carattere, è una buona idea. Ricky di solito è più sul grano duro. Ti aiuto io? Grazie. Eccoli qua. Devo dire che la lasagna di solito ha un problema, che è una difficoltà. O è bella, però poi non è cremosa, o è ben cremosa, però da vedere non è bella. In questo caso qui, diciamo che l'ha chiamata lasagna, però la presentazione della lasagna non c'è, è troppo distesa, è troppo piena, cioè è uscito fuori tutto dalla... Vabbè. Poi, francamente... Io avrei dimenticato la besciamella completamente, l'avrei eliminata. È una cosa che con un passato di fagioli non c'entra più, non serve in un piatto di questo genere. Grazie. È uno chardonnay, sì, il sindaco di Roma. Che mi ha fornito gentilmente, sì, sentendo che mi era mancata la voce. Però mi è mancata non perché ci fosse troppo pepe, però io trovo che questo misto un po' tra nord e sud non funziona molto, e la presentazione lascia molto a desiderare. Ok, pensate, se posso aiutare un po' i miei prodi concorrenti, che qua si parla più di gusto che di presentazione, quindi magari basate più su quello che è il sentore al palato che più che quello all'occhio. Non so cosa ho detto, ma ci siamo capiti. Grazie. Allora, passiamo al piatto blu mare delle immersioni di Michele, che sopra a questa superficie marittima ha servito una mezza manica con i fagioli ripassati resi in crema, e ha riportato il profumo marino che ama tanto, con la bottarga. Allora, devo dire molto basic, ovviamente, perché gli ingredienti sono due. La bottarga tira un po' sul piatto e ci vuole sicuramente, perché sennò è fatta proprio, non hai usato neanche aromi, erbe aromatiche, nulla. Ha la fortuna di aver scelto un tipo di pasta che quasi ingloba il cannellino, quindi sta bene perché c'è la crema e il fagiolo dentro la mezza manica. Io avrei messo un po' di erbe aromatiche, cioè qualcosa. Salvia, rosmarino, sì, nel rosmarino sicuramente, sì. Diciamo che sono rimasto stupito del fatto che entrambi sono servite su piatto piano. Magari la lasagnetta sì, però io la pasta e i fagioli me la immagino in una cocotte, sì, un po' più umida. Questo, gli mancano un po' degli ingredienti base, direi, no? Manca la ciccia, dici? Manca un po' di... Così, poi doveva essere un po' più amalgamata, forse un pochino più liquida, forse una parola esagerata, fluida, brava. Se c'è il mare, se c'è la bottarga sopra, l'idea era quella di farla marina, o usi delle cozze per dare del liquido, o usi del pesce che dia fluido e sapore, ma se non ce l'hai c'è sempre la licetta. C'è abbastanza la cremosità, l'avvolgenza, però alla fine non quadra questa, perché gli manca il vero sapore di mare. E c'è una nota leggermente amarognola che succede con la bottarga di muggine in particolare, però
ci voleva l'aliceto oppure la famosa goccia di colatura di alici. Vabbè, possiamo solo migliorare, di solito nella prima prova serve un po' anche a sciogliersi. Questa era la lasagnetta di Yolanda, old style ma new presentation, cioè era ingredienti semplici e poveri che uniscono nord e sud con una presentazione un po' più moderna, mentre molto più semplice la mezza manica di Michele, che però invece di fare la classica pasta e fagioli ha messo la bottarga. Voti non altissimi ma equilibrati, 10-7, va su Yolanda. Allora, qua si parla di pesce, sceglierai tu, ma non subito, prima diamo una sistemata, pubblicità. Bentornati in studio, ci siamo mangiati dell'ottima pasta e fagioli. È piaciuta di più alla nostra giuria quella di Yolanda, nata a Palermo ma vive a Firenze, su quella di Michele Romano. Quindi scegli tu. Avevo detto prima della pubblicità che avremmo parlato di pesce. Scegli tra triglie o capesante. Due pesci molto molto buoni, con caratteristiche totalmente diverse. Triglie. Triglie? Sì. Non sono facili come sembra. È la triglia quindi l'ingrediente base della prova di creatività. Triglia di scoglio, tra l'altro, quella rossa, quella più saporita, quella con un filetto molto fragile che non ha bisogno di tanta cottura, questo ve lo dico. Creatività, quindi ci va quello che volete, attenzione al gusto, attenzione al sale, assaggiate, 30 secondi soltanto per fare la spesa. Avete ancora entrambi il campanello, che è l'aiuto dello chef, che sarei io. Via il tempo! Ti aiuto con la porta. Allora, se ti è rimasto un po' di sangue palermitano dentro, dovresti essere avvantaggiata. Sì. Limone c'è, peperoncino c'è, pomodorini, datterini, rosmarino, aglietto, burro, sciogli spinacini, spinacino e cappero, quindi un po' di Palermo c'è. Sì. Qua invece Michele tira fuori pera, limone, rosmarino, triglia, il parmigiano e questa cos'è? Sale? Benissimo, stop al tempo. In estremis, pan grattato per Yolanda. Avete 10 minuti per stupire la nostra giuria. 10-7 il punteggio adesso, via. Allora, come ti chiamano gli amici? Yoli. Allora, io che faccio fai? Una triglia imbottita con un ripieno, una panur di pan grattato, scorza di limone e aglio e peperoncino. Quindi la prepariamo prima facendolo tostare in padella? Sì, faccio un sughetto leggero di pomodoro. Per la salsa, sì. Per l'imbottitura lo fai tutto a freddo? A freddo. Ok, perfetto. Quindi la salinità del capperino, l'aroma e l'olio essenziale della zeste di limone. Sì. Il rosmarino lo metti nella salsa o dentro? Il rosmarino lo metto fuori. Fuori? L'aglietto e il piccante e il peperoncino. Il pomodorino datterino, che è uno dei miei preferiti, molto dolce, c'è il sole dentro. Perfetto, che lega il tutto. Lo spinacino dalla parte minerale, sì, terrosa. Dal letto. E infatti fa letto. Perfetto. Allora, abbiamo triglie al sale. Perfetto. Che accompagneremo con un'insalatina di parmigiano, scaglie di parmigiano e pera. Ah, ok. Tipo. Adesso io sto miscelando il sale. Ok, lo aromatizzi. Okay. Allora, dimmi tutto. Fai. Questa qua, tu hai 8 minuti ancora. Ce la dovrei fare. Ce la dovresti fare sotto il sale? Sì, sì. Dici? 8 minuti, a quella temperatura ce la dovrei fare. Perché se no c'è un'altra opzione. Qual è? C'è nel forno, no, c'è la griglia. Non lo fare tanto spesso sopra, no, sai? Infatti. Fantastico. Proviamo così, inforna subito. Vabbè, vi lascio un attimo tranquilli. Allora, senti questa è carina, è un po' più laboriosa delle ricette che vi do normalmente, però da presentare è stupenda. Prendete le triglie, quelle piccoline, se possibile ve le fate sfilettare dal pescivendolo, è questa la parte laboriosa perché la triglia è piuttosto fragile, però se le prendete piccoline, quelle che si chiamano fragolini o mangiatutto, prendete la testa con la spina e la sua codina da cui vengono staccati due filetti, li passate nella farina e li friggete a sé. Diventeranno praticamente degli snack croccanti, magari la testa no, ma il resto si può mangiare,
che saranno poi ricomposti con i due filetti passati semplicemente in forno con un filo d'olio, sale, zest di limone e foglioline di basilico. Quindi rimangono i due filetti in bianco che con il forno prendono soltanto consistenza e non si disfano come la cottura in padella, e si ricompongono le triglie con la sua lisca, la sua testa che viene tutta dorata. Diventa una sorta di finger food, perché con una forchettina si pescano e si accompagnano a un bicchiere di vino tipo antipasto. Questa è un'idea molto carina da presentazione. Poi, se si vuole elaborare questa, le lisca, invece che friggere, le passate in padella con un pochino d'olio, aglio e peperoncino, aggiungete il pomodoro e fate una salsa. Togliete le lische e con quelle servite i filettini, perché se le cuocete insieme viene un ragù. Sono carine queste. Vero, altrimenti, con anche consistenza. Eccolo. Dimmi, Ioli. Sì, ma mi fai una salsetta leggera con i pomodini tagliati? Ma tu non hai ancora messo niente in padella? No. Sono roventi? Sì. Salsina leggera con l'aglietto e l'aglio? L'aglietto e i pomodori. Ok, grazie. L'aglietto e l'aglio, andiamo bene. Allora, Chiara, vai, puoi parlare anche a distanza. Allora, io invece le faccio con la carta fata, un po' per comodità, diciamo. Carta fata è una carta forno trasparente che resiste ad alte temperature in forno. Faccio un finto cartoccio di triglie con dentro però agrumi e zenzero normalmente, quindi molto fresca, con una fetta di arancia dolce, una fetta di limone, e poi metto molte erbe aromatiche e lo zenzero e il lemongrass per dare comunque freschezza al piatto. Molto semplice, senza pomodori, le lascio totalmente in bianco. Mettiamo un po' di peperoncino o no? Sì, sì, decisamente. Ok, fiammetta, triglia. Ma triglia io l'ho mangiata ultimamente in una maniera, dato che la triglia a rigore è un pesce molto costoso, quella lì di scoglio, no? Ecco. Poi c'è quella grigia invece che quella di fango, e poi bisogna stare comunque attenti perché spesso fanno pagare o ti gnaccano delle triglie che vengono, che non sono triglie, somigliano, facendotele pagare come se fossero quelle di scoglio. Un pesce povero. Le riconosce, c'è una app dove puoi, che sì, c'è una fantastica app, no? Dici, hai già tutte le foto delle triglie, tu dici, e così attenta e guardi, quindi tu vai dal pescivendolo e c'è delle triglie, tu gli cosi la tua app e sotto ti dice anche il trucco. Una volta si diceva guarda l'occhio, guarda se è vivida, esatto. Adesso c'è la app per il pesce, grazie. Poi bagnale, eh? comunque la ricetta che volevo dire, che ho mangiato in massimo lusso, è triglia sotto fegato, una scaloppa di fegato grasso su un letto di ceci profumati con pepe di Sichuan. Il pepe di Sichuan è un pepe in fiore, molto delicato, molto profumato. Qua non vediamo le triglie perché sono in forno, rischiosamente, perché ci vuole un po' di tempo, perché il sale ovviamente protegge l'umidità, trattiene i profumi del pesce all'interno, ma ovviamente lo protegge anche un po' dal caldo. Quindi l'azione del forno sarà un po' più mitigata da questa crosta di sale. Crosta fatta con sale, zest di limone e rosmarino, vero Michele? Esatto. L'insalatina giustamente marinata poi con una sorta di citronette, quindi limone, sale e olio, perché altrimenti la pera diventa nera. Esatto. Nascosta da delle scaglie di grana. Esatto. L'hai fatta solo sul lato perché stai già pensando alla composizione? No, perché metterò le triglie qui. Ah, ok, dici che ho fatto spazio. Tua. E questo? Quando e questo mi ci pulisco la triglia. Fantastico, cioè, okay. Quindi fatti una pulita alla postazione, sì, mettiti il piatto di portata davanti, preparati i suppellettili, certo, in acciaio per spinarle. Allora, vado a fare due chiacchiere col pubblico, no scherzo. Sì. Ah, tra l'altro io ringrazierei il nostro pubblico, tra cui ci sono anche dei nostri fan, se così si possono chiamare, certo, telematici, cioè il nostro portale social network creato da loro, dove mettono tutte le tue fotine, le cose di Chiara Maci, i commenti di Fiammetta. Li salutiamo e li ringraziamo loro. Gli sbagli di Simone Ruggiero. Bravi, grazie. Qua adesso la nostra regia metterà il sottopancia in tutti i sensi, con tutti gli indirizzi dove potete anche voi dire mi piace. Allora, la triglia è uno dei pochi pesci, brava che assaggi, che spesso quando sono piccole io vado a cuocerle partendo da padella fredda, perché è così delicato il filetto che a volte si mette l'olio, se vanno fatti in bianco e poi aggiunte a una salsa, cioè cerco sempre di togliergli la lisca e da lì estrarne il sapore in un sugo, in un fondo, eccetera, ottime nelle zuppe e quant'altro. E i filetti cotti praticamente in bianco e poi dopo la sua salsa sopra, perché più li tocchi, più li giri, tende proprio a sbriciolarsi. Si sfaldano. Tant'è che la triglia, la livornese, è una sorta di... cioè viene più buono il sugo della triglia, alla fine. Sì. È vero.
con mezzo chilo di pane casareccio insetato. Assolutamente, tutto. Tostato e agliato. Agliato. Allora, Yolanda, Michele, 30 secondi per voi. Scottano? Un pochino. Meno male, perché se non scottavano era un problema. Non erano poi così tanto piccole queste triglie, eh? No, il nostro Dino De Bellis la mattina alle 4, alle 4 a seconda di quello che serve nel nostro possibile binario di scelta culinaria fra vari ingredienti, va o a far funghi o a pescare o sì. C'è la barchetta. Puliamo bene il piatto. 3, 2, 1, stop! Lo sai, Michele, che adesso mi devo sfilettarle tutte a me. Perfetto. Yoli? Ci sono. Tutte e due facili da servire, eh? È finito. Sì, lo so. No, è bello perché conto sempre di più in questo programma. Basta! Dai! È una gara, è una gara! Non è un talk show! Oddio. Allora. Ecco, guarda, buttiamole tutte, che ci frega, via! Guarda che sei proprio, eh! Allora, la legate proprio bene, eh! Allora, vediamo di fare una cosa rapida. Bastano tre bocconcini. Allora, guarda, per facciamo. Te? Vai. Sì. Pomodoro house, che dà l'acidità. Yes. Mentre Chiara assaggia, io lavoro, sì. Va bene? Sì. Bravo, eh? È troppo delicato. Sì. Ottima. Perché è delicata, però allo stesso tempo hai una differenza di consistenza, perché il ripieno con questo pan grattato un po' croccante si sente molto bene, la triglia è cotta bene e l'idea di farla comunque a involtino, se vuoi a sandwich quasi chiusa così, secondo me è molto originale, molto carina, anche carina da presentare. E il pomodorino dolce in abbinamento perfetto. Sai quando sei bambini, guarda che non ci sono. Esatto. Sì, non lo voglio, i bimbi, non però. Mi piace. Dai, capirino, che è buono. Vai. Ottima! Certo, quando mettiamo il pomodorino nel cappero, anche un mignolo, aglietto. Un mignolo fatto in padella, che ne è buono pure quello lì. Sulla forchetta c'è già il boccone. Magnifico! È molto saporito, è un'ottima... maniera di presentare la triglia, un po' elaborata, perché diciamo la triglia per lavorarla così e riempirla non è il più semplice dei pesci, quindi lo apprezzo molto. La cosa molto interessante secondo me qui, al di là del pomodorino, è il contrasto leggermente terroso che dà invece il... che cos'è esattamente? Spinacino. Spinacino dà questo contrasto terroso che con il dolce del pomodorino e lo iodio della triglia è eccellente. Piace molto questa idea della verdura. E ricordiamo comunque sempre, per chi non ci pensasse, in 10 minuti. Esatto. Che non è proprio facile facile. Anzi. Allora, passiamo a un qualcosa di cottura più semplice, se vogliamo, più in purezza, ma comunque rischiosa per il poco tempo in dotazione, di Michele, che le ha fatte sotto sale. Il sale ha protetto molto la cottura della triglia. Io ci provo, Michele. Io vorrei sapere come è venuto in mente di fare l'alberghiero. Cioè, io solo... Perché volevo condurre con gli fiamme, lo sapevo che io c'era. Già questa prova lasciavo perdere e volevo fare Costanzo Show, pezzo. Allora, la triglia è cruda. Succede, è una sfida, è una gara, è un gioco. Si sbaglia, raramente si sbaglia, però io devo essere onesto. La triglia è cruda. Ho provato ad assaggiarla, tra l'altro la cottura a sale è una delle cotture che io preferisco perché lascia integro. Esatto, il pesce, mi piaceva anche l'idea di presentarlo intero così, perché a me piace che si sfiletti da solo il pesce. E l'abbinamento con il formaggio ci può anche stare, peccato solo per la cottura, ma è una questione di tempi che non è facile effettivamente in così pochi minuti. Ci ho provato. Sai che la puoi fare anche in padella? Sale sul fondo poco, la triglia, magari aperta in due, con la parte della pelle sotto, carta forno a proteggere dal sale la parte polposa e sale ancora sopra. Metti il coperchio e metti a manetta.
Molto se vuoi buona. L'insalatina ci piace. Così insalata di formaggio con le pere. Tanto mi viene in mente quel famoso detto contadino. Che poi ho inventato io. Ah, è tuo il copyright. Contadino, non far sapere quante buone cose. Certo, l'ho inventato tu. L'hai inventato tu. Ma adesso, adesso, prima non esisteva. Sono bene. Senti, tu ogni tanto dici che in questo caso la presentazione non conta, però questo è un bellissimo piatto come colori. Ah. Cioè, beh, voglio dire. E poi la triglia, qui, poverina, è rimasta un po' cruda, però vedere la triglia in tutto il suo orgoglio di pesce così rosa, secondo me, è una roba di grande soddisfazione. Approvo anche la combinazione con il formaggio, che è audace. Oggettivamente vedo che la triglia è rimasta cruda, quindi non l'assaggiamo in questo senso, però l'idea di una triglia fatta così, sai che adesso provo, perché magari, no? Ma perché lui voleva fare una cottura a bassa temperatura. Questo sushi è una tartara attaccata. Una tartara all'osso. Così, vediamo un poco. Devi due cene a fiammetta, Michele. Vai varioli. Buono. Ci sta. Abbiamo inventato un piatto. Va bene, tartara al sale. Allora, con il celeste sul piatto tricolore della Ioli da Firenze, che ha fatto una triglia imbottita legata su spinacino datterino ai profumi siciliani come il suo sangue, quindi capperino, aglietto e peperoncino. Per poi arrivare al color giallo sul piatto blu di Michele, che ha fatto una triglia al sale aromatico di limone e rosmarino con un'insalatina di pere e pecorino, che fa anche rima. Il tema era la triglia. Era molto buono, era il cruda, poire. Però era buono il poire. Ha votato le pere e pecorine. Però è venuta cruda, però l'idea a me è piaciuta. Addirittura, pensavo peggio. 14 Yolanda, 9 Michele. Bene, dai. 24-16 la situation. Allora, ultima prova. Presentazione, non mangiano. Tartine o fritto misto? Pensa a farlo bello. Fritto misto? Sì. Non si sa se di pesce, di verdura o di carne. È il fritto misto quindi il tema per la prova di presentazione. Grazie. Fritto misto. Vedete, c'è un sacco di ingredienti, anche già fritti. Arancine, panelle, ci sono un sacco di verdure anche grigliate, c'è del pesce, pane, zucca, un sacco di cose da poter friggere o da poter montare che sono già fritte. Ci interessa che sia bello. 7 minuti, via! Non vedo. Dai, le Michele, rotelle. Che recuperiamo. Non vedo le rotelle. Le rotelle? Le anelline. Cioè, le calamari. Ah, le rotelle sarebbero... Perché Riccardo Rossi pensa che il calamaro nasca tagliato a rondella. No. Tanti la pensano come me. Anche non lo sanno. 10 anni. Fritto. Il fritto. È così, nasce così. Nasce fritto, molto buono, sta nei ristoranti, sta in un angolo, prendi il fritto di calamare e gamberi, uno impara questa frase e mangia solo le rotelle, i gamberi li lascia. Ok, allora ditemi il vostro piatto di fritto preferito. Preferito. Cioè, quale, cosa no, è la è cosa che io da bolognese ti direi la crescentina fritta, la crema fritta, quelle lì, molto tradizionale, da bolognese. Mentre invece da milanese? Eccolo. La cotoletta. Avrei bisogno di aiuto, se potessi tagliarmi la zucca. Vai, come? Come se fossero dei dobloni. Dei dobloni. Li incidi anche sopra con la faccia dell'emissione del 1984. Chiamavano conio. Perché lui, capito, quando fa le immersioni, a volte quello ci cerca. Sono dei relitti con i dobloni. Con i dobloni. Sappiamo. Ma trovo anche i calamari, quelli a rotellina. Beh, sì. Ma dimmi un po'. Sì. Cosa vuoi ottenere? Faremo una cornucopia, che abbiamo chiamato cornucopia anti-spread. Con dei dobloni all'interno. Stai attento, col coltello qua. Dove ovviamente ci sarà l'abbondanza. Sarà il tema dominante. E siccome la zucca mi permette di giocare col colore d'oro, se tu fai bene il taglio,
avremo questa cornucopia. Impegnati. Sì, ci sto provando, però per farla devo tagliare la zucca in maniera molto sottile e in orizzontale per poi ricavare queste sorte di monete. Quindi un po', avremo un po' di scarto. Allora, poi avremo il contrasto con il rosso. Sei stanco. Okay. Sarà un omaggio alla mia città, anche alla mia squadra. Che è la Roma. Che è la Roma. Ok, cercheremo di fare il giallo e il rosso. Okay. Questo nelle migliori delle intenzioni. Allora, dimmi la roba più strana che ti è successa facendo un'immersione. Abbiamo visto uno squalo, che io vado a caccia di squali, tu dici ma sei matto. A caccia? Ci andiamo appositamente. Sì, beh, sì, ma sì. A caccia lo squalo di... famoso. A caccia per vederli o a caccia? No, per vederli ovviamente, assolutamente per vederli. Divertente fu quando uno squalo si rimorchiò un'altra squala. Ah! E accadde... è lo squalo provolone. Esattamente. Famoso. Beh, perché non capita spesso, di vedere... il primo appuntamento, diciamo. L'appuntamento tra due squali. Guardoni subacquei. Esatto. Si chiama il team del... Che poi lo squalo è una brava persona, insomma. Lui è tenero, è una brava persona. Lo squalo, lo squalo è una brava persona. In amore, è molto tenero. Da che mondo? Allora, mondo? Parliamo di frittura. Tu hai infarinato il bancone. Sì, io ho fatto. Dove in mezzo c'era anche una bacinella. Dove dentro c'è ravanello, foglie di salvia? Sì, foglie di salvia, esatto. Ok, molto classiche. E poi? L'abbiamo detto, la zucca e un punta e un asparago solo, perché poi vedremo cosa okay. ci servirà. La cornucopia con cosa la otterrai? Con la carta? La otterremo con la carta da forno, esatto. Perfetto, con la carta gialla. Carta sì, da sì, 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 assolutamente. Yolanda, esatto. Che stai facendo? Arrivo, eh? Allora, io ho scelto in onore alle mie origini un fritto misto alla siciliana con panelle, arancine e melanzane fritte. Mette anche il pesce o no? No, sì, delle alici. Ok. Alici fritte, perché appunto i miei genitori sono siciliani, sono di un piccolo paesino che si chiama Vallelunga. Vallelunga, vicino Roma. No, quella è dove c'è la pista. Ah, scusa Simone. I dobloni stanno friggendo, ma non sono girati. Eccomi. Melanzana, il pesto fatto nel mortaio di pomodori alla griglia, basilico, un po' di braccialetto e poi... olio e sale. Ok, com'è che si chiama? Ammoggio. Ammoggio. Ammoggio, ammoggio. Che tradotto in lingua italiana cosa vuol dire? L'ammoglio, è una salsa. Era al balsamico. Vabbè, tanto non l'assaggiano. Non mi interessa. Non l'assaggiano, non l'assaggiano. Vuoi un consiglio? Sì. Se fai un po' con la forchetta, il pomodoro, che si gira intorno al tuo pesto, secondo me lo prendi meglio. E se poi vuoi toglierlo, visto che è liquido e il resto è solido, se tu fai questa operazione qua, perfetto. È in superficie e se ne va. A volte Grazie. Alcune cose si possono risolvere. Sì. Molto bene. Torno qua. Sì, torna, sì. Allora, fritto misto, in realtà è un tema così ampio, perché fa magari di carne meno, però pesce e verdure e soprattutto elaborazioni poi fritte, vedi arancini, vedi supplì, vedi le panelle. Ma scusa, proprio te, scusa, sei toscano, non c'è il pollo fritto da te? Sì, si fa il coniglio fritto, con i carciofi fritti. Esatto. Che buoni i carciofi. Fritti nell'olio d'oliva. D'oliva. Non extravergine, d'oliva. Esatto, con questa... 20 secondi! Questa cosa, no? Questa panfatta del tè. Quello classico si fa proprio la pastella, ecco. Con le uova, il latte, la farina. A me piacciono un pochino più croccanti in realtà. Lì è un pochino più morbidoso. Esatto, però insomma... Se uno il fritto lo sa fare, tutto è buono. Infatti c'è il detto, no? Che anche una sola di scarpe... che fritta è stupenda. Sì. Tre. Devo provarla. Due. Uno. Stop. Piatti sull'alzata, please. Yolanda, mazza, chi lo porta questo? Piatti sull'alzata, please. Sei fidanzata? Sì. Come si chiama l'angelo? Giacomo. Ah, Giacomo. Punto, San Giacomo. San Giacomo. Allora. Ci provo, Senti, facciamo una cosa. Prima di boggiarli ti dico, ti aiuto io. Pubblicità, che meglio non guardate. Tra poco. Ce l'hai fatto.